Oggi finalmente mi sono svegliato dal mio coma, ma le notizie che mi hanno dato la mia famiglia non mi hanno fatto tanto bene emotivamente. Adesso vedrete, lasciate like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ti aspetto alle 20:30 in live nel mio canale Viola, non mancare! Papà! Finalmente! Papà, finalmente! Oh mio Dio, Spencer, allora tutto quello che ho fatto ha funzionato! Oh mio Dio, ragazzi, non avete capito? Porca miseria, sciabolette, praticamente ho sognato una persona che mi toglieva tutti quanti i poteri. Ma che cosa è successo? Ho sbattuto la testa! Spencer, c'è un problema! Quale problema? Dovresti guardarti un attimo allo specchio! Sì, forse è il caso. Come allo specchio? Ma... Ragazzi! Già... Non sei più... Un vampiro! Cosa?! Oh mio Dio, ecco perché sto iniziando a vedere male e non posso più volare! Aspetta, ma... Com'è successo? È successo che... Praticamente a quanto pare tu hai visto questa figura e i tuoi poteri sono scomparsi. Sì, papà, ma che figura era? No, ma state prendendo in giro. No, Spri. Non è più il sangue da vampiro. Però tranquillo, cioè io ti amerò lo stesso, non ti devi preoccupare. No, i miei poteri da vampiro. No, Spri. Io ero la creatura demoniaca, no. Papà, aspetta, dove vai? Aspetta, che abbiamo avuto un permesso speciale, papà, qua in questo ospedale per non far salire nessuno. I miei poteri da vampiro, dove sono finiti? Papà, tranquillo. Non ce l'hai più. Dovresti mentirti. Dovresti andartene a riprendere, Spri. Però l'importante è che sei vivo, guarda il lato positivo. No. Già. No, lasciatemi stare! Io voglio i miei poteri da vampiro! Li voglio! No! Il poter volare, il poter andare velocemente, il poter andare da un universo all'altro! Non sono più neanche livello 3, non sono neanche più... Non posso più neanche trasformarmi in ultra istinto! Mi dispiace, senti... Papà, ma questo non è che fa di te! Magari vai a cambiarti, ok? Papà, capito? Per me rimarrai sempre mio papà! Grazie, Spriserino. Grazie di tutto. Grazie mille, ma... Non posso mica rimanere così. Io voglio ritornare come prima. Prima dobbiamo andare a casa, che ne dici? Va bene. Infatti, non puoi rimanere col pigiama. Mi trasformo. Cioè, nel senso, mi cambio. Cavolo, non vado a spriserti da questo tempo. In questa situazione è un casino. Lo so, non era più abituato ad essere un umano. Eccomi. Spri, tutto ok? Eccoci, papà, go! Dai, andiamo! Grazie mille, noob. Di nulla, ragazzi! Okay? Va bene, ciao! L'ascensore sta di sotto! Ma io... Sei pronto a tornare a casa, vero? Cioè... Sì... Ok, ma io voglio solo dirvi una cosa, che ciò non deve significare che sia più debole, ok? Io sono sempre forte, ok? Sono sempre forte. Non sei debole, Sbri, non l'abbiamo mai pensato, nemmeno quando eri umano, da prima. E poi io mi sono innamorata di te quando eri un umano, quindi non devi preoccuparti di nulla, davvero. Va bene. Dai, siedi. Guido io stavolta, ok? Va bene. Ok. Ma ci puoi spiegare un po' di più che cos'era questa specie di figura che hai visto? Insomma, non so, qualche caratteristica che ti ricordi? Non lo so, era... Era un tizio strano. Era tipo una figura completamente nera. Non aveva ombra. Era completamente nero. Sì. Ah vabbè, l'hai vista a casa. Non aveva un colore. Allora, fammi parcheggiare. Ci fai vedere il punto esatto, ok? Magari, non lo so, avrà lasciato qualcosa che ne so. Probabilmente deve aver lasciato qualcosa, sciabolette. Aspetta un attimo. Ok. Stormo, ascoltatemi attentamente, ok? Oh cavolo, mi ero messo per sbaglio il pigiama. Ok, ascoltatemi attentamente, ok? In questo momento io e la mia famiglia dobbiamo trovare tutto...
quello che sta accadendo. Vi ricordate, no? C'eravate anche voi quando ho visto la figura nera. Ecco, dobbiamo scovare l'impostore e chi è il colpevole della mia disabilità in questo momento. Ma non è una disabilità, papà! Sei semplicemente senza poteri. Hai ragione, ma per un vampiro, per un ex vampiro è praticamente una cosa inabile questa cosa. Cioè non posso utilizzare più i miei poteri. E vabbè, ma ciò non significa che sei disabile, papà. Ok, hai ragione, hai ragione. Vabbè, comunque, andiamo un attimo qua. Andiamo a vedere un attimo. Ok, dove l'hai visto? Era qua sopra, era questa, sopra questa siepe. Era proprio qua sopra, ragazzi. Era qua sopra. Qua. Sopra questa siepe. E cosa cavolo stavo facendo qua sopra? Ha fatto qualcosa? Nulla, è semplicemente volato, ok? Si è appoggiato sopra la siepe. E io ero qua, ok? Aspetta, mi ha fatto volare in aria. C'è qualcosa che vedi? Magari hai lasciato qualche traccia. Qua su non vedo niente. Poi hai detto che sei fermato. Ah, c'è un cartello, oh, papà! Oh mio Dio. Come un cartello? C'è un cartello qua. Aspettate che non posso volare, mannaggia a me, arrivo. Oh, è vero, mi dispiace. Cioè, arrivo. Okay, qua, sono solo qua, sono qua. Che guarda cosa? Un po'. Sono delle coordinate. Aspetta un attimo, ma numero 4 cosa significa? Non è che magari sono le coordinate di questa città? No, Spiserino, queste non sono coordinate di questa città. La città non si estende fino a quel livello. Nel mondo le coordinate sono solo 3. Perché specificare un numero 4? Ma il problema, forse sapete perché... cos'è? No, no, aspetta un attimo. Sapete cos'è il fatto? È che il livello del mare su Minecraft, se non sbaglio, è 63 o è 64. Ma questo è 472. È vero, anche questo è strano. Quindi nel nostro mondo, il numero 4 è un livello dell'acqua altissimo. Esatto, cioè è impossibile però che possa essere così tanto alta questa zona. Non arriva fino a quel livello il nostro mondo. Assolutamente no. Quindi aspettate un attimo. Ti fa pensare? Venite. Non lo so, credo che stiamo parlando di un'entità multiversale, sicuramente. Okay, che significa? Un'entità che magari non sta solamente nella nostra dimensione, ma sta in una quarta. Papà, ma la quarta... Tu intendi che il numero 4 sta per quarta dimensione? No, più che quarta dimensione credo che sia nel quarto universo. Appunto, perché la quarta dimensione non è la dimensione spiritica. Esatto, sì. Esatto, quindi è sicuramente qualcosa che viaggia tra le dimensioni, o non lo so, una esatto, cosa del genere. No, ci sono... Allora, c'è la dimensione e l'universo. L'universo, ok, noi siamo ad esempio nell'universo numero 8 o 9, se non sbaglio, ok? Quello che mi ha detto il diavolo. Questo... L'universo invece in cui si trova questa zona, le coordinate, è l'universo numero 4 e non dimensione. La dimensione è un'altra cosa a parte. Comunque, l'universo, dobbiamo andare in quell'universo. Ma come ci andiamo in quell'universo? Non abbiamo poteri. Tu non hai poteri. Io potrei andarci benissimo. Lo so, ma non ti lascerei mai da sola, Dolcetta, sei pazzita. È ovvio, lo so, ma Sbri, è complicato. Tu non puoi avere i poteri. Aspetta un attimo, andiamo a parlare con qualcuno. Magari con Pro, che lui è molto intelligente. Magari ci sa dire qualcosa. Ehi, Pro. Sì, che cosa accade? Ci puoi aprire un attimo? Certo, Osbri, ma sei ritornato umano? Sì, guarda, non ricordarmelo. Ascolta un attimo, ok? Noi abbiamo trovato delle coordinate, ok? Che si estendono ad un'altezza giganormica che nel nostro mondo non è normale. E ora sto pensando, ma non è che magari esiste un quarto universo dove si estenda in quell'altezza? Io guarda, ho ultimamente letto praticamente un libro. Questo libro si intitola Le leggende del quarto universo. Veramente? Che fortuna! Cadi proprio a fagiolo allora, noob. Sì, aspetta un attimo, fammelo prendere che è proprio qua. Lo so, li confondo sempre, hai ragione. Mio Dio, la prossima volta che mi confondi con un noob, veramente ti picchio. Ok, scusami, ok. Cos'è? Universi lontani, universo 4. Esattamente, praticamente narra la storia di questo universo stralontano dalla mente umana. E in breve, in teoria dovrebbe avere quell'altezza lì, ma sei sicuro che magari, non lo so, non hai neanche visto per sfuggito, nel subconscio non si è memorizzato magari l'universo 4, hai letto questo libro, ci hai visto il film? No, completamente, abbiamo letto semplicemente un cartello. Beh, aspetta un attimo, perché vuoi sapere questa cosa? Perché chi mi ha rubato i miei poteri ha lasciato un indizio, ovvero le delle coordinate e un cartello. Vieni a vedere, te lo faccio vedere. Oh, ok. Vieni, seguici. Vieni. Dietro casa, ed è strano che abbia lasciato un cartello. Ma ragazzi, è finzione, ragazzi. È impossibile che sia veramente esista veramente un universo numero 4. Dai, so.
Cioè, è per non confondere. Tu non hai visto tutto quello che abbiamo visto noi, bro. Avete ragione, voi siete andati in altre dimensioni pure, a parte universi, avete ragione. Ok, vieni da questa parte, bro. Ma per forza devo fare questo parkour. Cioè, in realtà per mi sbrigo io, eccomi. Venite. Guarda qua. Oh mio Dio. Ok, va bene. Proprio, se leggi, ok, se vai a pagina 75. Aia. Porca miseria, slam del cavolo. Ok, se vai a pagina numero 75, sì, potrai leggere che l'altezza della città è talmente tanto alta che neanche il terreno e il mondo stesso è visibile da quell'altezza. E precisamente dice che i metri che è alta quella città, la base, è 472 metri. Oh mio Dio, è vero, c'è scritto qua. Guarda, leggi, wow. Dolcetta. Quindi probabilmente stiamo parlando di una città fantastica, una città di un altro universo, che è completamente fuori dalla portata delle nostre menti, perché magari potrebbero esserci anche delle leggi della fisica molto molto distinte tra di loro. Ma ci puoi dire qualcosa di più su questo universo, insomma? Esatto, sì. Come ci dovessimo andare? Allora, innanzitutto, per andarci, se volete andarci, dovete parlare necessariamente col diavolo, e voi cadete a fagiolo. Il problema è che Spreezer non è più un umano. E ciò che significa, possiamo andare comunque a parlare col diavolo, Dolcetta, cioè sta nell'universo del diavolo comunque, cioè possiamo andarci. Io, non tu, e poi il diavolo è in pensione anche. Che significa? Non posso andare io nella dimensione dove stava il capodemone? Ma sei un vampiro, sei un umano, gli umani non ci vanno lì, non sono ben. Non posso andarci! No, Sbri. Cosa? Evidentemente, papà, possono andarci solamente le persone che hanno un qualcosa di affine al demoniaco. Quindi vampiri, licantropi, spiegato, no? E tutte quelle bestie lì. Quindi praticamente quello che ti consiglierei di fare è trovare un modo per diventare vampiro. Ma non so come. Vabbè, Dolcetta, basta che mi rimordi un'altra volta, vero? No, te l'ho detto che non funziona così. Non puoi diventare un vampiro, a meno che tu non riesca a riprendere i tuoi poteri. Perché ti spiego, tu i poteri ce li hai. Semplicemente non ce li hai tu. E io non te ne posso creare di nuovi se ce li hai già in un altro universo, capito? Cavolo, ho capito. Quindi dobbiamo andarceli a riprendere. In breve, esatto. Sì, proprio così, Spreezer. Oh mio Dio, ma come facciamo? Devo aspetta un attimo. Potresti fare una cosa, papà? Potresti andare nell'universo del capodemone, ovvero dal diavolo, e magari far finta di essere ancora un vampiro. Ma loro capirebbero, no? Se ti metti delle lenti a contatto con il colore giallo-rosso, no. Bene, sì, avete massimo, ragione. Ti porto io in braccio per volare, insomma, ti do la mano e voli con me. Ok, avete ragione, quindi dovrei andare a fingere praticamente. Esattamente. Sì. Ok, va bene. Stormo, avete capito bene. Lasciate un sacco di like perché dobbiamo andare praticamente nell'universo del capodemone per andare a parlare di questo universo numero 4. Ok? E andare dalla figura oscura, dall'ombra che mi ha preso i miei poteri da vampiro. Lasciate un sacco di like perché dovremmo praticamente andare al capodemone a... Sì, praticamente lo dobbiamo prendere in giro per il sedere. Esatto. Sì.